L'Inter, ragazzi, stavolta vince e si porta i tre punti importantissimi e comunque con questi tre punti potrebbe ancora mettersi in gareggiata, cioè è ancora in gareggiata per la lotta a scudetto. Con questi tre punti va a 51, la Juventus è a 54 punti, si rimette seconda in classifica ed è a tre punti in meno dalla Juventus. Quindi, ragazzi, quest'anno è una gara batti e ribatti, non come gli altri anni, tranne noi comunque in questi anni siamo stati, possiamo dire, l'anti-Juve, anche se non abbiamo vinto niente. Come sapete tutti, ci siamo andati vicini nell'anno 2017-18. Quest'anno la lotta a scudetto è combattuta, anche se a mio avviso la Juventus la vincerà lo scudetto, l'ennesimo scudetto consecutivo. Quindi questo è il mio parere, però comunque quest'anno, come gli altri anni, rispetto all'anno scorso soprattutto, è una bella lotta per questo scudetto. C'è anche la Lazio, ovviamente. E parliamo della partita, ragazzi. Udinese-Inter, l'Inter batte l'Udinese per ben 2-0. Una vittoria nel complesso meritata, anche se nel secondo tempo l'Udinese ha creato delle occasioni, ci ha provato comunque addirittura a vincerla. Sullo 0-0 secondo me l'Udinese meritava qualcosina, almeno il vantaggio secondo me, però poi, ragazzi, una prodezza come un grande giocatore di Lukaku arriva sotto le gambe di chi non mi ricordo sinceramente, e sotto le gambe arriva l'1-0, poi arriva calcio di rigore nettissimo dopo rimpallo fortuito di Sanchez. L'Inter è stata anche fortunata nei rimpalli, ragazzi, bisogna dirlo, e quindi arriva il calcio di rigore, lo trasforma sempre Lukaku, quindi 16 gol in 22 partite, e non è poco. Il sottoscritto ha avuto per l'ennesima volta ragione a dire che Lukaku è molto, ma molto più forte del bidone che sta comunque nel Paris Saint Germain. Quindi un'altra doppietta per lui, la decide, tre punti importantissimi per l'Inter. È stato sinceramente, nel primo tempo è stata una partita molto molto equilibrata, reti bianche, ed era giusto così. Comunque sono state create pochissime occasioni sia dalla parte interista sia dalla parte friulana. Scusate ragazzi, ho pure sonno, quindi dovrò andare a letto. E niente ragazzi, cosa bisogna dire? Una vittoria che comunque ora direi che non convince tantissimo, perché l'Inter, ok, che ha meritato la vittoria, nel secondo tempo ha giocato meglio, ma ragazzi, l'Inter ha fatto nel complesso una partita da 6, da 5 e mezzo 6, perché non ho visto grandissimo gioco, non ho visto appunto grandissimo gioco, non ho visto così tanta grinta, un po' di calo fisico lo stanno avendo, però l'importante per loro è che si sono portati i tre punti a casa. Non hanno giocato bene, l'Udinese comunque bisogna fare i complimenti, perché nel secondo tempo ci ha provato fino alla fine e non ha deluso i tifosi, anche se hanno perso, però hanno lottato su ogni pallone senza dubbio. Poi ragazzi, decide come un grande giocatore che Romelu Lukaku. E niente ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto, non c'è nient'altro da aggiungere. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al mio canale qualora non lo avesse ancora fatto. Sempre e dico sempre Forza Napoli, sempre e dico sempre ancora Juve merda, ma no, mi viene sempre da dire sempre Forza Napoli, ragazzi. A domani scendiamo noi in campo e diamo il nostro contributo, perché domani bisogna prendersi i tre punti. Buonanotte a tutti.